Ciao a tutte, nuovo video. Oggi torno con il video in collaborazione con i piccoli canali Power, quindi gli acquisti naturali del mese. Ho un bel po' di roba da farvi vedere, quindi comincio subito. Le prime cose che voglio mostrarvi sono i prodotti alimentari. Sono prodotti che ho utilizzato in realtà perché comunque il mese è quasi terminato. E Luigi è andato alla Coop, è tantissimo che non andavamo alla Coop perché è in un centro commerciale e noi non siamo soliti frequentare il centro commerciale, almeno che appunto non dobbiamo fare delle spese specifiche. Siccome lui doveva fare dei giri suoi, ha approfittato per fare la spesa lì e ha acquistato proprio questi veggie nuggets. Sono dei mini burger panati con verdure e legumi 100% vegetali, non sono male. Tra l'altro è un prodotto italiano e, diciamo che sì, mi sono piaciuti abbastanza, anche se io non amo particolarmente queste cose elaborate, però sono comode quando ad esempio andate di fretta, non vi va di cucinare. A noi capita soprattutto di sera che arriviamo stremati, quindi messi in padella così si possono preparare anche al forno, al microonde. Sono stati abbastanza sfiziosi. Poi un altro prodotto che ho terminato e che ho gustato è questo yogurt della marca Scaldasole. Diana, mele e cannella, yogurt magro biologico. Pensavo fosse molto molto più gustoso. Luigi sa che io amo il gusto mele e cannella per quanto riguarda qualsiasi cosa, e quindi ha deciso di acquistare questa bella confezione. In realtà sono 250 grammi, quindi era uno yogurt bello grande. L'ho terminato in due volte perché era veramente grandissimo. Ci ho fatto mezza colazione e poi la merenda, il pomeriggio. Si vuole arrampicare, questa arrampichina. Ciao! La lascio giù che siamo fuori, praticamente oggi video un po' bucolico perché è molto molto caldo, preferisco stare all'aperto. Comunque sì, buono, molto molto naturale, si sente comunque che è un buon prodotto naturale. Tra l'altro come ingredienti ha soltanto yogurt magro, 80%, zucchero di canna, purea di mele, amido, aroma naturale, cannella in polvere, tutti ingredienti biologici. Però devo dire la verità, non mi ha fatto impazzire. Avevo aspettative molto alte e non me l'ha soddisfatta al 100%. Un prodotto che mi sta piacendo abbastanza è questa bevanda biologica a base di mandorla. Questa è della marca Benesi, è una marca biologica della Coop. Ho fatto riacquistare la bevanda di riso a base di riso e a base di mandorla. Di solito utilizzo mandorla e soia, ho voluto provare il riso perché lo trovo più leggero, la soia mi ha un po' stufato. Comunque questa è mandorla 100% italiana, senza lattosio, vegetali, ok. L'unica cosa che ho letto è che innanzitutto c'è lo zucchero come al solito, in queste bevande mettono lo zucchero per forza, al secondo posto che è zucchero di canna per farlo sembrare un po' più naturale, poi crema di mandorle pelate e tostate. Ho letto che praticamente viene utilizzato questo tipo di mandorla per dare modo a questo tipo di latte di avere un gusto un po' più delicato, quindi in modo che non abbia un gusto forte di mandorla. Invece a me piace il gusto forte di mandorla, quindi sì, sa di mandorla, ma fino a un certo punto ed è abbastanza cremoso come latte, nel senso che è meno liquido di quelli che sono solita utilizzare. È comunque buono perché non copre gli altri sapori, come invece mi succedeva con altri tipi di latte di mandorla, però comunque a me il sapore di mandorla mi piaceva. Poi, bevanda di riso appunto biologica, senza zuccheri aggiunti, finalmente, contiene naturalmente zuccheri. Infatti tra gli ingredienti c'è acqua, riso, olio di semi di girasole spremuti a freddo e sale marino. È ancora non lato, quindi non so dirvi come è. Poi un altro prodotto che ho già utilizzato, un'altra confezione, sono le lenticchie biologiche. Mi piace il fatto che appunto alla Coop ci sia questa marca Vivverde, che ho utilizzato per tantissimi anni quando vivevo da sola e andavo sempre alla Coop a fare la spesa. Acquistavo un po' di tutto, sia prodotti quelli per la cosmesi, sia appunto prodotti biologici per l'alimentazione. Era tanto che non li provavo, sono veramente buone queste lenticchie. Noi in realtà abbiamo anche le lenticchie secche, tra l'altro dei paesi qua vicino, da dove abita Luigi, quindi comunque ci riforniscono di prodotti assolutamente naturali. Però queste sono comode perché comunque sono precotte, non devi metterle in ammollo, sono praticamente cotte, basta che ci aggiungi un qualcosa, che ne so, un po' di cipolla, un po' di olio e sale oppure un po' di sugo. A me piace spesso metterci un pizzico di pomodoro. E quindi sono buonissime. Poi Sofia ama le lenticchie pure io, quindi queste ve le consiglio, sono veramente gustose e buone. Poi l'ultimo prodotto alimentare di cui voglio parlarvi sono le uova biologiche. Questa è la seconda confezione. Noi consumiamo un bel po' le uova, sia perché ci faccio i dolci, ciambelloni, sia perché appunto sia io che Luigi che Sofia amiamo le uova, quindi le mangiamo almeno 2 o 3 volte a settimana.
queste sono appunto biologiche e quindi noi preferiamo comunque acquistare biologiche visto che ormai le gallinelle non ce le abbiamo più. Passiamo ai prodotti invece quelli beauty. Allora, sono andata da Acquestapone, in realtà avevo visto questa offerta già un po' di tempo fa, però l'ho lasciata lì perché non volevo fare scorte, non mi va questo periodo di accumulare, anche perché non ho molti soldi da spendere. Però ho pensato al mare, ho pensato all'estate, ho pensato a prodotti leggeri con il sole, sia durante appunto l'esposizione, durante insomma, la permanenza in spiaggia, sia dopo. Ho fatto tutto un acquisto dedicato ai capelli, anche al viso, quindi ho ripreso la crema alla calendula Martina Gebhardt, ma non ve li faccio vedere qui questi acquisti, anche se sono acquisti naturali di giugno, perché ci ho fatto un video a parte, vi rimando casomai con il link nell'info box direttamente al video quello haul, e poi c'ho tutti quanti i prodotti che mi ha regalato Martina. Però appunto alla fine ho detto no, io me li compro questi prodotti perché comunque in passato mi sono trovati bene, sono leggeri, sono semplici. Ho desiderato fare una piccola scorta perché erano in offerta, quindi ad Acquestapone queste creme costavano sui 4 euro, mi pare 4,50 euro se non di meno. C'era anche il regalo, una piccola confezione da 55 ml di olio mandorle dolci dei Provenzali, che è un olio che io utilizzo praticamente da sempre. Siccome vorrei portarlo in spiaggia comunque per il mare, è comoda questo tipo di confezione sia per me sia per Sofia, e siccome queste creme comunque sia idratante che nutriente vanno via, cioè alla fine come tipo di scorta tra una crema un po' più prestigiosa e l'altra, mi fanno comodo. E poi me le ricordo molto molto semplici, molto idratanti, fresche, buona profumazione. Credo l'abbiano addirittura riformulate, quindi volevo comunque provarle ed eccole qua. Quindi io vi menziono questa offerta. Tutti i prodotti dei Provenzali Bio sono in offerta da Acquestapone. C'è anche il gel detergente, volevo riacquistarlo, ma siccome l'ho comprato da poco non andava di fare un'ulteriore scorta, ma vedremo. Può darsi pure che alla fine cederò e lo comprerò. Ed ero molto interessata all'acqua micellare perché era un bel boccione e stava su 3,50 euro, quindi veramente un ottimo prezzo. Di solito le acque micellari naturali costano sui 10 euro. Quindi ecco, adesso che ve ne sto parlando mi sta venendo voglia di tornare ad Acquestapone e ad acquistarla, perché in effetti come scorta è comoda. Però visto che c'avevo quella piccolina della Nuvance, ho detto senza che riaccumulo cose. Però molto probabilmente dopo questo video chiuderò, spegnerò stop la fotocamera e correrò ad acquistarlo, visto che c'ho Acquestapone qua vicino, perché in effetti ottimi prezzi. E tutti quanti i prodotti di questa linea bio, sia quella all'argan sia questa alla rosa, sono tutti in offerta. Siero, burro labbra, tra l'altro c'è un burro labbra nuovo che mi pare stia a 2 euro, quindi insomma carino, sfizioso da provare, eventualmente da fare anche delle scorte. Ho riacquistato l'ennesima confezione di cotton, non mi dilungo qua perché sapete che sono i miei salvaslip preferiti. Ho acquistato anche queste salviettine da tenere in borsa, mille usi e formula con effetto igienizzante, azione rinfrescante, comoda. Ok, il gel igienizzante, però anche queste salviette possono essere comode. Tra l'altro non è testato, quindi è certificato Love. E questo qua dovrebbe, la FIA penso sia diventata, penso abbia anche degli ingredienti naturali. Comunque sto vedendo che, a parte il fenossetanolo e il profumo, non è una formula non irritante. Mai provate? Sono curiosa. Poi, comodissima, 70 centesimi, 75-80 centesimi da Acquestapone, le salviette queste Baby Care con una nuova formula con il 98,5% di ingredienti di origine naturale. Comodissimo, sono molto molto profumate. Io di solito preferisco quelle meno profumate, però sono comode da portare nella borsa del cambio pannolino o anche in borsa se non volete utilizzare una cosa aggressiva come questa. Vanno bene sia per appunto per il bagno, sia per i bambini, sia per le mani. Sempre comode il formato questo qua piccolino. E poi gli ultimi due prodotti del beauty, balsamo dopo sole bio capelli, mai provato. Questa è proprio una linea nuova della Omia Laboratoire, si trova sempre da Acquestapone, e praticamente questo l'ho comprato perché io al mare sui capelli utilizzo tantissimo il balsamo, sia dopo sia prima, sia durante l'esposizione, proprio per idratare i capelli, per non farli seccare, sia ad esempio dopo la doccia. E ho preferito questo, preferisco comunque i prodotti naturali che non inquini, visto che poi mi vado a rifare il bagno nel mare. Certo, questo non è 100% naturale, però comunque non ha siliconi e oli minerali,
cosa forse più importante, PEG, parabeni, coloranti sintetici. La profumazione è buona, non la volevo aprire, però Sofia, che cos'è la crema? Il gel d'aloe? Perché ha visto il gel d'aloe, pensava fosse il gel d'aloe, è fissata col gel d'aloe, l'ha aperto e quindi ormai è aperto, vabbè, il paio è di 6 mesi, quindi comunque ci stiamo. La profumazione è molto molto buona, fresca e non vedo l'ora di provarlo. E poi il bagnetto delicato mille bolle della Ecos con la balena giuseppina con estratto biologico di avena, questo per Sofia è una bella scorta che fa sempre comodo. L'ultimo prodotto non è un prodotto alimentare o mangereccio, ma è questa maglia, non so se si vede perché non so come l'ha ripresa. E praticamente un disegno di Sofia. Io per il compleanno di Luigi ho deciso di fare una piccola sorpresa, a parte il regalo vero, gli ho regalato 2 libri, li ho fissato con i libri, quindi vado sempre sul sicuro, poi 2 libri che gli servivano, quindi ho preferito insomma regalargli qualcosa che veramente desiderava, però ho voluto comunque fargli una sorpresina perché non mi piace che lui sa poi il regalo qual è. Una piccola sorpresa mi piace sempre farla. E siccome Sofia ha fatto ultimamente questo disegno che reputo bellissimo, forse perché non lo so, è tutto colorato, particolare, lei fa questi pupazzi, ormai c'ha il suo stampo, e questo l'ha fatto leggermente diverso dagli altri, però ha utilizzato dei colori che mi piacciono tantissimo. Appena l'ho visto ho detto no, aspetta, ci devo fare una maglietta, quindi ho preso il colore, ho preso il disegno, ho contattato una mia cara amica che lavora appunto con le stampe, mi ha fatto anche il volantinaggio, varie locandine, cose per la palestra, e la prossima fa stampa anche su stoffa, su maglietta. Sì sì, certo, come no. Allora di nascosto ho cercato la scusa per uscire, sono andata con il disegno, ho fatto la maglietta sia per me, sia per Luigi, sia piccola piccola per Sofia, e niente, è stato un regalo apprezzatissimo, a me piace tantissimo. Quindi ecco, si è spenta la fotocamera, comunque vi stavo mostrando appunto questa maglia che ho fatto realizzare, che ho fatto stampare per me, per Sofia e per Luigi. Casomai alla fine del video vi metto una foto dove siamo tutti e tre con questa maglia. Mi fa ridere questa cosa, lo so, però mi piaceva tantissimo come idea, perché reputo proprio il disegno perfetto per una maglietta, sembra proprio una stampa da maglietta. Appena l'ho visto ho detto no, la devo far stampare, e ho lasciato anche appunto gli schizzi di colore, le pennellate extra, perché mi piaceva che sembrasse proprio un disegno su una tela bianca. E quindi niente, sono innamorata di questa maglia, ma soprattutto quella di Sofia è bellissima perché è piccola piccola, della sua taglia, e mi piace da morire. Gliel'ho messa l'altro giorno, e vederla così con la maglietta, col suo disegno, mi ha fatto tanta tenerezza. Un altro acquisto naturale nel mese, che in realtà un acquisto non è, è questa mascherina che ho realizzato io con della stoffa e degli elastici. Ho visto dei video tutorial su YouTube, quelli del piatto, che appunto sono semplicissimi. Li ho realizzati una parte a mano, una parte con la macchina da cucire. Ve la mostro, così faccio vedere un po' com'è. Mi sembra carina, è comoda, è lavabile, quindi più naturale di così si muore. La devo lavare perché comunque l'ho utilizzata già da un po', comunque comodissima. Ne devo fare anche una per Luigi e voglio farmene anche almeno un'altra di ricambio, così mentre lavo ed asciugo questa ne ho subito un'altra da poter utilizzare. Vi invito comunque in generale ad utilizzare mascherine il più possibile ecologiche, quindi non usa e getta, casomai realizzate a mano se conoscete appunto qualche amica, qualche sarta, qualcuno, qualche amico che le sa realizzare, in modo da sostenere in qualche modo l'handmade, zero waste. Ok, il mio video in collaborazione con i piccoli canali Power finisce qua. Spero vi sia stato utile per conoscere un po' di prodotti. Fatemi sapere se conoscete questi prodotti, lasciatemi un commento sotto al video se vi va, ed un pollice in su per supportare il mio canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, e vi metto tutti quanti i link di tutti quanti i membri del gruppo nell'info box. Vi invito ad andare a guardare i loro video, ad iscrivervi ai loro canali se non l'avete già fatto, perché li reputo canali molto molto interessanti. Io saluto Marina, Martina, Rossella, Daniela, Gian Giuseppe e Giulio con un bacio grandissimo. Ciao ragazzi, saluto anche voi con affetto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.